20 persone, 20 villettine mettono la loro antenna, creano questa nuvola e comunicano tra di loro, decidono di entrare in internet, hanno bisogno di attaccarsi alla rete Telecom, di non so qualcun altro, alla rete centrale. Ok. E c'è bisogno, magari questa rete ha capacità 300 mega, c'è bisogno di un allaccio che regga 300 mega. Io non posso fare un contratto a casa mia di 300 mega, la Telecom mi dice è impossibile, c'hai un doppino del 40, dove va? No. Quindi devo andare in centrale, devo andare in cabina, devo andare in... Sì. Cercare la fibra ottica. Esatto. Allora, non è obbligatorio. Se ho la fibra ottica, mi collego direttamente alla fibra ottica, elimino completamente l'ultimo miglio e quindi l'effetto imbuto di cui dicevamo prima. Okay. Ma funziona lo stesso, anche meglio rispetto adesso, se ho un po' di effetto imbuto, nel senso vado il più possibile vicino alla centrale. Comunque la cosa migliore, se la devo fare, è chiaramente è preferibile andare direttamente in fibra ottica. Per andare direttamente in fibra ottica ho bisogno di almeno un'antennina allacciata in fibra ottica, quindi almeno devo comprare un altro nella cabina della Telecom. No, questo è previsto perché se i cittadini si consorziano, fanno non so, una cooperativa sociale. Esatto, è previsto. Noi abbiamo già fatto queste ricerche, questi contatti con la società, per esempio, che gestisce la fibra ottica delle autostrade, che è possibile fare un contratto direttamente con loro, o sia come cittadino. Io fai conto a un'azienda e voglio una mega connessione perché lavoro tantissimo, lo posso fare direttamente con loro, però lo posso fare anche come 100 cittadini che tutti insieme i costi sono come diciamo per il singolo cittadino da 40 euro la mia connessione arriva a 20 euro e li ammortizzo in minimo per partire una trentina di persone, la prima nuvola quando no, per ammortizzare i costi appunto sono di 30 persone, quindi 30 per 20 600 euro. Sì, no, l'impianto solamente il servizio e la connessione di banda. L'infrastruttura devo comprare l'antennina che va dai 20 ai 200 euro. Noi pensavamo, poi dopo dipende, sono i cittadini che nelle assemblee lo decidono. No, una tantum, no, sono 20 euro, 20, 100, 50 euro, 70 euro, una tantum, compro il modem, l'antennina, la metto, punto, è finita la spesa. 20. E la soglia critica per cominciare sono le 30 persone. Sì, esatto, un'antennina su un palazzo, dopodiché scendo o con il cavo o con altri wireless, e entro dentro il modem wireless del mio fonera di casa mia e ho la connessione. Sì, allora, ci sono alcuni access point a seconda delle antenne del lavoro che devono svolgere, che devono fare. Sì, esatto, io la chiamo antennina, anzi noi la chiamiamo lo scatolotto, ok, perché è uno scatolotto che ha l'antenna, è un computer come dicevamo prima, dentro c'è un processore, un microprocessore, c'è una scheda madre e tutto quanto, insomma. Vanno dai 50 euro ai 200 euro a secondo della tecnologia che devo utilizzare. Anche il modem Fonera, all'interno c'è una scheda madre e costa 5 euro, 6 euro. Perché è volutamente bloccato. No, noi lo possiamo sbloccare però. Tranquillamente, certo. Quindi appunto una volta trovata la gente, poi uno al posto di ricordo per cominciare a mettere in piedi con la gente. A un'altra isola vicina, altri 30 persone che stanno vicino. Ora vi posso raccontare l'esperienza mia personale dove vivo e sto facendo la stessa cosa, dico, siccome lo facciamo noi a casa nostra. Se lo fai tu a casa tua, nel tuo quartiere, poi magari ci uniamo con la tua isola che hai creato, le tue 30 persone, con le 30 persone che ho creato io, con le 30 persone che ha creato lui, ci uniamo e andiamo a battere i costi. Io sto portando, ok, con altre persone a San Lorenzo, io a Cerveteri in particolare, in provincia di Roma, sull'Aurelia, e cercando di coinvolgere anche il comune. Perché, per darvi un esempio proprio pratico, il comune di Cerveteri spende oltre 200.000 euro l'anno di telefonia, sia internet che telefoni cellulari e fissi. In questo modo andrebbe a risparmiare dal primo anno circa 50.000 euro, e non è poco.
Ah, un'altra cosa che non vi ho detto è che lo stesso nostro cellulare, se è smartphone, un qualsiasi comunissimo cellulare che ha la porta wifi, ti attacchi al wifi e ai telefoni, non solo, con un particolare software all'interno, lo stesso telefonino fa da ripetitore, quindi è un atto sempre di solidarietà, nel senso perché io ricevo, uso la rete, però sono un ponte mobile, rimbalzo il segnale al tuo telefonino. Come? Devo tenere il telefono acceso. Comunque esistono applicazioni mobili. Sì. Sì, sì. Infatti c'è un ragazzo che ha pensato bene adesso, un ragazzo insomma è un ha portato avanti un progetto importante per quanto riguarda i trasporti dei camion, ok, dei tir e quant'altro. Sicuramente si può pensare, immaginate voi, ogni camion ha un'antenna sopra, c'è il baracchino classico, no? Trasformare questo baracchino con un'antenna del genere, praticamente io da Milano potrei chiamare a Palermo seguendo tutti i camion che mi si rimbalzano, tutte le macchine che sono delle antenne mobili. La qualità del satellite, a parte si sarebbe meno autonomi con il satellite, saremmo a ricasco del satellite che non è di proprietà nostra. E in più la qualità del segnale non è paragonabile. Il satellite avrebbe molto più lenta, molti più problemi rispetto a una connessione in fibra ottica, piuttosto che non in wifi. Che il satellite, il segnale radio fa chilometri e chilometri di distanza e non è nostro. Se ci spengono il satellite, ci spengono la connessione. In questo sì, ma mi tolgono la connessione a internet, però noi comunichiamo lo stesso fra di noi, nella nostra nuvola localmente. E lo stesso se poi queste nuvole sono tante vicino all'altro, oppure io ho fatto un ponte radio con Milano, Roma e Milano continuano a parlare anche se c'è la terza guerra mondiale e tagliano i ponti radio, perché sono come il baracchino, quelli contro, infatti le protezioni civili. Antenne al massimo potranno arrivare a 500 euro, poi dipende se faccio un traliccio o in mezzo al mare che deve soddisfare venti di 300 km orari e quant'altro, posso spendere anche centinaia di milioni di euro, di migliaia di euro, però questo qui non, se noi facciamo tante reti vicine fra di loro non servono. Nessuna, è come se installassi un'antenna di casa, quindi devo comunicare o la parabola o l'antenna della TV, devo comunicare al condominio dove abito che metto questa antennina, poi per alimentarla o mi metto un sottocontatore, se tutto il condominio mi dice di no e lo voglio fare solo io, mi devo collegare alla rete magari, o lo collego direttamente al mio contatore, va bene, o se no a quello del condominio gli pagherò, ripeto, sono 6 watt di consumo o di 2 watt di consumo di picco massimo, quindi quando l'antenna funziona, esatto, mi costerà un po' di più l'antennina, però posso farlo col pannello fotovoltaico e la batteria di accumulo. Sì, il mio computer deve avere già la scheda, ma non una scheda particolare, quella che già c'ho, che può essere una scheda di rete tradizionale per mettere il cavo telefonico o l'RG45, quello del computer, o se no posso collegarci a sua volta un modem classico, quello wifi, la fonera, che dicevamo prima, e ho nell'appartamento la connessione.